Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e ben ritrovati in questo episodio di Spore Galactic Adventures. Nello scorso episodio abbiamo fatto un po' di terraformazione e l'alleanza con il nostro vicino azzurro. Ok. Che è questo ragazzino qua. Allora, là potremmo comprare entrambi i sistemi, ma non abbiamo per niente soldi. Inoltre abbiamo raccolto spezie un po' in tutti i nostri possedimenti, quindi credo che non abbiamo particolarmente tante spezie. Qua ce n'è un po', abbiamo un po' di rossa, un po' di gialla, un po' di rosa. Vediamo qua che cosa abbiamo. Qua abbiamo anche due pianeti. Allora, qua abbiamo raccolto una rosa e qua due blu, ce n'è. Ottimo. Allora, io andrei a vedere se riusciamo a vendere qualcosa e a comprare qualche impero. In realtà dubito che riusciamo, perché secondo me vorranno molti più soldi di quanti non ne abbiamo qui. Però, vediamo un attimo. Ma perché fa così? Noi l'abbiamo già scoperto l'impero là. Allora, due gialle a 7000, sì, non è tantissimo, ma... No, vediamo se c'è qualcuno che ce le compra di più. Per esempio loro con cui... No, forse non eravamo ancora amici in realtà, eh. Ci permettono di commerciare. Sì. Ah, la rossa, sì, non è male. Però... non è neanche chissà quanto come prezzi. Allora, andiamo a vedere là. Se c'è qualche pianeta a cui vendere spezie. Allora, Impero Hypox, grazie per avermi ricevuto. Allora, ottimo, ottimo, la rosa 13, a 12.000. E poi andiamo a vedere dall'Impero Tempo che vola se per caso vogliono qualche... Ah, c'era un pianeta là più vicino in realtà, vabbè. Allora, ottimo, la gialla 8.000, che è meglio di quanto non ce la pagassero laggiù. Adesso abbiamo 300.000, vediamo quanto... Ah no, l'offerta minima è 500.000 e non ne abbiamo... 10 milioni di spore crediti. Arrivederci, adesso non possiamo assolutamente occuparci di tutto ciò. In realtà però potremmo andare a fare qualche missione per... Cosa c'è qua? C'è un messaggio in arrivo. Ah niente, si sono stabiliti semplicemente lì. L'impero o... O qualcosa. Tra l'altro, ho scoperto nel frattempo che è possibile rinominare i pianeti e i sistemi solari con dei nomi a piacere. Di conseguenza, vorrei tenere alcuni nomi per voi iscritti. Se per caso qualcuno volesse un pianeta dedicato a suo nome, basta scriverlo nei commenti e gli cambierò il nome del pianeta. Attualmente abbiamo tre pianeti, perché il pianeta principale non si può rinominare. E quindi possiamo... Allora, vediamo se intanto si possono fare qualche missione. Alcune missionari che diffondono il verbo di Spode hanno attaccato il pianeta Filido. Ti piacerebbe esercitarti un po' nel tiro a segno? Sembra una scelta molto crudele ma necessaria. I tuoi obiettivi trasportano materiali incendiari, il che li rende notevolmente luminosi. Dove vedi luce che risplende, uccidi. Uccidili tutti! Che cosa succede se si verificano disordini? Ah, questa è la parte migliore. Per calmare i cittadini agitati, utilizza il tuo raggio di cancellazione mentale. Rimetti subito a tacere ogni volta. Niente memoria, niente problemi, ho ragione? Ah, spero che tu ne abbia uno. La paga è buona, 40.000, 45.000 spore crediti. Il fatto è che non ho un raggio di cancellazione mentale. E niente, quindi annulliamo sta missione qua. Sono sempre un po' complicate queste missioni di sti tizi. Dovremmo forse andare a cercare qualche gente un po' in altre zone. Tra l'altro, noi siamo là. Comunque, ricapitolando la storia, i pianeti che attualmente abbiamo sono Roblena, qua con spezia rossa, Kamit con spezia rosa e Eidelianto, che è a spezia blu. Quindi potete scegliere uno tra quelli là attualmente e... Appunto, gli metterò il nome che voi stabilite, il vostro nickname su YouTube o quello che vi piace di più. Voglio vedere se per caso si trova qualche trasmissione nuova in giro, ma invece no.
Non sto trovando nulla di nuovo. Niente, volevo entrare in contatto con qualche altro sistema, con qualche altra nazione, ma invece non ancora. Allora, andiamo a farci ricaricare un attimo l'astronave perché è un po' scarica e andrei a raccogliere invece un po' di... Aspetta, parliamoci. Saluti, allora, ricarica. Allora, io andrei allora a esplorare un po' per vedere se ci sono delle cose da raccogliere. Ad esempio, andiamo qua e vediamo se c'è qualcosa da raccogliere. Ok, allora qua c'è un segnale. Magari possiamo completare qualche collezione e rivenderla per tanti big money. È una trappola, oddio. Allora, dove sono? Questo è il mio alleato. Ottimo, 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 dovrei dire. Quindi non c'è niente qua? No, sembra di no. Era una trappola e boh. Vero, non manda più segnali qua, no? No, non manda più segnali. Ok, questo è stato esplorato. Allora andiamo a vedere quest'altro sistema. Niente. Niente di interessante. Andiamo a vedere qua. Il nostro alleato rimane sempre un po' indietro. Niente, neanche qua. Oh, beh, è assurdo. All'inizio si trovava un sacco di roba, adesso invece non si trova più niente. Cosa dovrei fare? E come spezie qua c'è rossa, verde non ne abbiamo forse, effettivamente. È un T0 questo. Potrebbe essere interessante. Un po' di soldi per una nuova colonia ce l'abbiamo. In realtà potremmo rendere un pochettino più efficienti quelle che abbiamo adesso, non so se conviene andare in altre zone. Rosse, tutte rosse qua. Qua c'è un segnale, abbiamo un gialla, 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 gialla. Gialla, 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 la. Sì, quella era gialla, però vabbè. Trasmissione in arrivo da Impero Holbrog. Dopo vado a vedere allora. Aia. Cos'è questa roba? Allora, raggio 30. Pietra della vita 3. È un'altra collezione ancora, ma porca di una miseria. Allora, andiamo a vedere un attimo l'impero. Cosa voleva? Ma non mi piacciono questi. Abbiamo scoperto però qualcosa qua. C'è qualcuno qua? Impero me. Sono di mozzo, vengo in pace. Che tutti i vostri mondi fioriscano, grazie. Ma sono degli uomini, tipo. Quelli che abbiamo ucciso una missione tempo fa. Allora, commercio, cos'è? Volete qualche cosa? Sì! La do tutta, 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 tutta. E anche questa, 8000, ottimo, ottimo affare. Allora. E hanno anche dei generatori atmosferici a buon prezzo. No, non arrivederci, volevo parlare di un'altra cosa. Allora, diplomazia. Siamo quasi amici, quindi se io gli dessi... ma alleati dovrebbero essere verdi. Allora, quindi facciamo un attimo arrivederci, perché... Ora... Ma eravamo andati là ma non l'avevamo visto. Boh, vabbè. Torniamo un attimo in patria. Quei tizi blu non mi stanno per niente simpatici per ora, eh. Forse aveva ragione chi diceva distruggerli tutti perché continuano a chiedere soldi, ma alleanze ancora non ne vogliono sapere. Saluti, Impero Mozzo! Allora, ripariamo e ricarichiamo. Commercio, c'è qualcosa? C'è
Qualcosa che vogliono. Spezie gialla. Ottimo, io ve la vendo tutto quello che ho. Mercante 2, ottimo. Allora, questi tizi blu mi stanno rompendo parecchio le scatole, quindi io vorrei un attimo discutere con voi. O vi alleate con noi, o vi spacchiamo la faccia. Allora, avete una missione? Spezie rosa, i pianeti di... Ultimamente abbiamo vinto così tanto che questa risorsa inizia a scarseggiare. Potresti portarcene un po'? Kira nel pianeta Elikehen. Questa missione è cruciale per la nostra... Spezie rosa, ok. Ah, quindi devo andare a fare il... Ah, ce l'ho già la spezia rosa, ottimo. Oh, sì, ok. Ancora non vorrebbero allearsi, però se io facessi qualche missione in più... Niente. No, niente di che. Adesso non voglio neanche più spezie rosa perché gliel'ho appena data in realtà. Boh, però adesso sono un pochettino più allegri nei nostri confronti, quindi dovrebbero stare tranquilli, mi auguro. Speriamo. Allora, qua nessun segnale di nulla. Allora, abbiamo mezzo milione di spore crediti, ma non credo che ci lasceranno comprare un sistema a quel prezzo. Ma per carità, non è detto. Possiamo chiedere. Vedere, chiedere non costa nulla, no? Vediamo se questo ce lo vendono, per esempio. Allora. Acquista il sistema. Se noi ti offriamo questo. Speriamo che poi non me li freghi, eh. Ah, oddio, si sono offesi. Ok, allora diamo una mano. Vineyard. Ok, ma... Sì, ma dove devo andare? Dov'è Vineyard? Oh, è precipitato proprio la storia di... Dov'è Vineyard? Aspettate un attimo, eh. Spore pedia. No, no. Vineyard. Lo conoscono. Non posso cercare creature, edifici, veicoli, flora. Pianeti, non lo conosco, Vineyard. Se io cerco Vineyard. No, non l'ho mai visto, quindi. Dove si esce qua? Ok, dove sta? Qua? Xiodoia, dov'è Xiodoia? Sta cosa missione è proprio abbastanza inutile, eh? Xiodoia. Ah, è qua giù, ok. Come si chiama il pianeta? Otterzina. Questo, ok, dobbiamo prelevare la pianta Vineyard. Ok. Ah, è questa? Ottimo, allora torniamo in là. È quella che avevamo preso anche lo scorso giro da, per colonizzare gli altri pianeti, vabbè. Allora, andiamo un attimo sul pianeta Gryos, che è là.
Ottimo, e gli andiamo a consegnare la sua. Ok, Raga, non allora adesso sono più fare contenti, perfetto. Allora dovremmo poi dargli un qualcosa di avvincente come offerta, altrimenti non ci vendono mica il sistema. A parte che adesso non ce lo vendono comunque più. Uff, cosa mi incasina alla grande. Io vorrei comprare delle nuove colonie perché qua tutti si stanno espandendo in un modo abnorme e io sono ancora là. Allora, commercio, qua avete delle colonie da darmi? No, però un aumento di energia. No. Allora, facciamo una cosa. Io andrei un attimo a controllare le nostre colonie come sono messe in modo da potenziarle un po' di più. Allora, questo è già potentissimo il nostro pianeta base. Qua cos'è che abbiamo? Della gialla? E boh. Gialla non ne abbiamo ora perché la guadagnavamo dall'altro commercio. Allora, tu mi dai delle colonie per caso? Sì, ma 150.000 io preferirei l'altro prezzo. Ah, congelatore abbassa la temperatura e il livello di atmosfera. Ottimo, due cose in uno. Costa un po' di più, ma non costa comunque tanto quanto di quei due insieme. Scorte di energia, cerchi nel grano, fuochi artificiali, pioggia di meteoriti, riparazione AOE. Questo è per il terreno. Allora, là non vuole niente, quindi arrivederci. No, arrivederci, volevo far ricaricare. No! Oddio! Ripariamo. Allora, missioni no, non mi interessano perché comunque siamo già noi, e quindi boh. Allora, io andrei un attimo qua. 4, la 8, ne ha. E poi andrei qua dove hanno dell'altra spezia rossa. Ottimo. Allora, qua potenziare tanto la spezia rossa non ha senso. Però mi interesserebbe andare a potenziare la spezia blu se possibile. Rosa. Vediamo un attimo per la spezia rosa qua se possiamo sistemare qualcosa. Allora, qua dov'è la nostra colonia? Di qua. No, vediamo in cosa possiamo esserle utili. Allora, salve. Possiamo aggiungere qualcosa? No, perché punti terra sono insufficienti. Lui mi produce 24 all'ora e vabbè. Niente. Dovremmo piuttosto aumentare la terraformazione qua in modo da produrre più spezie. Ma adesso non mi interessa. Andrei più che altro a colonizzare altri posti. Sempre se si trova un... ma là c'era un segnale che arrivava dall'altro pianeta. Ah no, è sempre il mio pianeta, lol. Allora, sarei interessato a scoprire un po' se ci sono dei posti dove ci vendono delle colonie a non tanto. Allora, saluti, è un piacere vedervi. Allora, vediamo se voi avete delle colonie. 112.000, è un po' meno, ma comunque non è convenientissimo. Vediamo un attimo qua. No, questi non è loro. Andiamo qua. Si stanno tutti espandendo in un modo abnorme. Allora, saluti, commercio, sempre 112, niente, credo che sia uguale per tutto l'impero, forse, a questo punto. E c'è sempre questo dubbio se è uguale o non è uguale o cosa. Allora, saluti, tempo che vuoi, non sono più i nostri alleati? Ma erano nostri alleati un tempo, no? Allora, commercio. Avete per caso delle colonie? No, ve l'abbiamo già chiesto prima, vero? Infatti, non ce ne hanno. Allora, loro non ce ne hanno. Andiamo a vedere dall'impero Hypox. Vedere se per caso avete delle colonie da venderci. No, non hanno un fico secco da vendere. Però vogliono un po' di spezie rose. Dai, io ve la vendo anche tutta. Ottimo. Così abbiamo fatto un po' di soldi, quelli sono sempre loro. Allora io andrei a visitare questi nuovi. Mi mette angoscia vedere quanto crescono in fretta quegli altri. Impero me, salve, allora. Impero me, avete per caso delle colonie a basso prezzo? No. Proprio no, proprio per nulla. Avete un sacco di cose a basso prezzo? Come volete, qualche spezia? Non l'ho controllato. No.
Niente, non voglio un cable di niente. Allora andiamo a vedere, ci rimangono solo questi azzurri qua per vedere se per caso vogliono. Saluti. Allora, avete per caso delle colonie a basso prezzo? No. Ci sono solo a prezzo pieno, porca d'una miseria. Allora andiamo a vedere se per caso scopriamo qualche altro impero. Allora, qua c'è un pianeta con dei segnali. Vediamo se sono dei pirati o se è qualcosa di interessante. Ok, perfetto. Solo una trappola. Ok, vabbè, abbiamo esplorato un pianetino in più. Andiamo a vedere se per caso c'è qualcos'altro di interessante in queste zone. Allora, un segnale che riceviamo dal pianeta IA. Ok, qua qualcosa c'è. Speriamo che non sia una collezione nuova, ma qualcosa di. Ok. Yeah, siamo saliti di grado. Famoso, con questa promozione potrai guidare una flotta alleata più grande. Ottimo! Parla con un alleato per ottenere un'astronave. Questi qua chi sono? Sono dell'impero Viola, quelli. Quindi dovrei andare a parlare con l'impero Hypox, perché gli altri non sono più miei alleati, da quanto ho capito. Infatti, non so perché, ma non sono più miei alleati. Però andrei prima a vedere un attimo qua da queste parti se c'è qualcosa. C'è niente. Neanche altri imperi. Poco nulla. Niente neanche qua. Sono dei giganti gassosi. Andiamo qua in sta stella a vedere se per caso c'è qualcosa di interessante. Allora, ci sono due segnali. Uno là e uno là. Di nuovo, porca d'una miseria. Ah no, c'è qualcosa comunque. Ah, sono dei soldi se non sbaglio. Sì, 8.000. Sempre meglio di niente. Ah, stiamo per raggiungere il milione, ma ancora non abbiamo un Kaiser di nuovo sti pirati del manga. Niente, qua neanche ci hanno dato dei soldi, ci hanno solo fatto dei danni a caso. Abbiamo distrutto un pirata anche là a caso. Vediamo qua se troviamo qualcosa. Visto che sono iniziate solo collezioni, non ne sono mai state finite. Cosa sono questi affari? Vabbè, se ne è occupato l'altro, ottimo. Trasmissione arrivo da Impero Minor. Cosa vuole l'impero minor? No, come impero Hypox il vostro nemico? Ma impero Hypox è mio alleato. Ma siete scemi? Ma perché dovete attaccarli? Ma scusa un attimo, ma. Che discorsi. Saluti, allora, diplomazia, io vorrei. Grazie mille, ok. Dovete essere pacifici, porca d'una miseria. Non potete picchiarvi così a caso. Perché se io vado là, intervengo, mi inimico i miei cari alleati. Quindi no, per ora no. Oh!
Sì, ho capito, ma se io non trovo da comprare delle colonie, 150.000, cribbio, è tantissimo 150.000. È già l'8.000, gliela vendo. Ma sì. Colonizza ancora 4 sistemi. Ok, ma porca d'una miseria, se non ho i soldi, cioè non ho le colonie da piazzare. Quelli li lascio morire in pace perché, boh. Allora, 2 di spezia rosa, 4 di spezia blu. Vediamo se per caso loro hanno finalmente delle colonie oppure no. Commercio, avete delle colonie? E 112, non è che ci guadagno tanto 112. Vabbè, però potrei effettivamente permettermele se vivendo la spezia rosa. Due colonie, le prendiamo. Prendiamone una, va? Che costano abbastanza care. Ah, vediamo un attimo adesso se per caso i blu ci comprano qualcosa, ma... Cribbio, siamo poverissimi rispetto agli altri. Non comprano un Kaiser, no, infatti. Però la stiva costa solo 100.000. Ottimo. Ma l'energia non è che mi serva tantissimo ora come ora, anche perché non ho il motore potente, quindi... Allora, io andrei un attimo qua a vedere se per caso... I pirati stanno saccheggiando i delianto, oddio! Allora, arriviamo subito ai delianto, voglio solo vedere se... 8.000, no, 8.000 non te la vendo, non hai delle colonie, no? No. Hai tutti questi cosini carini, atmosferici. Tempesta di ghiaccio e generatore atmosferico potrei prendere, effettivamente. E abbassare il livello dell'atmosfera, no, sono tutti e due insieme. Può essere molto comodo quello, ma ora non ho... Sentiamo, prima andiamo a vedere cosa vogliamo colonizzare, poi... Allora, UFO ostili stanno attaccando... Ok, arriviamo subito, belli. No, Kamitei Delianto stanno attaccando. Siamo in tre, dovremmo seccarli senza troppi problemi. Ah, non saccheggiano. Vabbè, perfetto. Qua hanno comunque tutto, ma costa un fracco di soldi. Quindi arrivederci. Colonizza ancora 4 sistemi. Sì, ottimo. Allora, io sarei più dell'idea di andare. Qua c'era della verde, se non sbaglio, da queste parti, no? Non ho visto della verde da quelle parti quando ero andato prima. Dov'era che l'avevamo trovata quella verde? No, queste sono tutte gialle. Gialla, gialla. Qua verde. Qua verde. E può essere interessante perché non abbiamo spezie verde per ora. Sta perdendo interesse nella... Oddio! Adesso arriviamo, Impero Minor. Perché non li stiamo difendendo. Allora, questo è un ottimo posto. Solacci. L'unica cosa è che dovremmo aumentare discretamente la temperatura e aumentare la densità dell'atmosfera, quindi densità e temperatura. Perché questo ha un'orbita non tanto verde. Allora, andiamo a trovare Impero Minor. E non sono più i nostri alleati, ma porca d'una miseria! Cribbio! No, arrivederci. Diplomazia. Forse dovrei fare una missione con loro, però... Sono già praticamente 30 minuti e quindi... Direi che è il caso di rivederci nel prossimo video. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo video, prossimamente, sempre su questo canale.
A presto, ciao a tutti!